Settimo successo consecutivo per il Matelica, che batte un buon notaresco 1-0, al secondo KO consecutivo dopo quello di Isernia. Cudino non può contare su Fiscaletti per infortunio e si affida al tridente formato da Laringe, Minella e Moretti. Dall'altra parte il Matelica dell'ex direttore sportivo Francesco Micciola ha subito titolare l'altro ex De Santis in difesa ed inserisce De Luca al posto di Riccio, che si fa male nel corso del riscaldamento. Pronti via e lo Sicco riceve da Bittaie, facendo partire un esterno destro che Monti vola a togliere dall'incrocio dei pali. Ancora lo Sicco al ventesimo chiama di nuovo la deviazione all'estremo difensore rossoblu, che si rifugia in angolo. Dagli sviluppi Bittaie si inserisce, ma il notaresco si salva allontanando il pallone dalla linea di porta. Al 36esimo il direttore di gara allontana Cudini dalla panchina per proteste, con il tecnico del notaresco che va dunque a far compagnia a Luca Tiozzo sugli spalti, allenatore che doveva scontare la seconda giornata di squalifica. In una direzione di gara complessivamente non brillante, il notaresco va comunque per due volte vicino al vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi. Al 40esimo Moretti fa partire un cross dalla sinistra su cui Minella non arriva, ma Laringe cattura il pallone, facendo però partire un tiro troppo centrale. Nel recupero è ancora Laringe ad avere la palla per il vantaggio, questa volta servito da Bontà, ma da due passi l'esterno non trova la porta. La ripresa non si apre nel migliore dei modi per il notaresco. Al sesto Angelilli vede l'inserimento di Bittaie, che centra il palo con un destro ad incrociare. Dorato però è pronto a raccogliere il pallone e depositare in rete il vantaggio marchigiano. La reazione del notaresco è in tre occasioni che capita a Moretti in meno di 10 minuti. Al 17esimo l'attaccante va vicino al pareggio girando di testa un cross dello stesso Candellori con la Vella che si rifugia in angolo. 5 minuti dopo è ancora Moretti a rendersi pericoloso, quando da un calcio di punizione di Candellori Bontà fa la torre, con l'attaccante poi che non inquadra lo specchio della porta. Moretti fa triste occasione al 25esimo, raccogliendo un cross dalla destra ma non trovando al volo la porta. Alla mezz'ora Monti alza in calcio d'angolo una bella occasione per Favo. Dagli sviluppi Angelilli mette il pallone in gol con le mani, con il direttore di gara che dopo qualche titubanza estrae il secondo giallo ai danni del capitano del Matelica, che lascia dunque i suoi 11 uomini. Si gioca poco per i restanti minuti. I marchigiani sono bravi a spezzettare il gioco, con il notaresco che ha l'ultima occasione nel recupero con un colpo di testa di Dalmazzi che si spegne di poco sul fondo. Il finale di gara però si vive soprattutto sugli spalti, con lo scambio d'amorosi sensi tra Luca Tiozzo e i tifosi di casa durato tutta la gara, che si fa però più intenso e conseguente intervento delle forze dell'ordine e del sindaco e presidente della provincia Diego di Bonaventura a calmare un po' gli animi della tifoseria di casa, stuzzicata, come alcuni hanno raccontato, dall'allenatore marchigiano. Il notaresco adesso proverà a riprendere la marcia domenica prossima in casa del Campobasso. Mister, vi siete riscattati magari da una prestazione non ottimale di Isernia, una buona prestazione oggi, tante occasioni, però poi il gol non è arrivato, è arrivata una sconfitta. Come prestazione sicuramente, Isernia partita strana, partita condizionata dal vento. Oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto quello che dovevamo fare, incontravamo una buona squadra, sì è vero che avevano qualche assenza, ma devo dire che oggi alla fine forse in campo c'è stata una sola squadra che è stato il notaresco. L'unica colpa che posso dare ai ragazzi è un rammarico di non aver concretizzato almeno una palla delle 7-8, credo 7 palle gol che abbiamo avuto, quindi questo è l'unico rammarico, però sono fiero di questi ragazzi che ho a disposizione perché poi quando incontriamo squadre all'altezza della situazione facciamo sempre la prestazione, quindi non ho nulla da dire oggi. C'è stata una direzione arbitrale un po' particolare, ci spieghi anche un po' che cosa è successo alla mezz'ora quando sei stato allontanato? Sinceramente faccio fatica a spiegarlo, non mi piace entrare in queste situazioni perché poi magari sembra che uno vuole cercare scuse, però credo che a volte qualcuno vuole prendersi delle responsabilità o assumersi delle responsabilità che non gli compete o fare qualcosa di protagonismo, non so come chiamarlo. Quando c'è da prendersi delle responsabilità concrete sul gioco non lo fanno, quando invece c'è da fare sceneggiate o cosa prendono delle decisioni. Assolutamente non ho detto nulla a nessuno, ho solo attirato l'attenzione perché avevamo un uomo a terra noi sotto la panchina, quindi di questo voglio dire non so poi Guardialine soprattutto cosa abbia inteso. Una partita combattuta, equilibrata come hai detto te tra due squadre fortissime, faccio i complimenti al notaresco per il percorso che sta facendo, ma credo sia doveroso in primis fare i complimenti al Matelica. Siamo alla settima vittoria consecutiva, abbiamo messo ancora un tassello in più in questo percorso incredibile che stiamo facendo. Abbiamo la media punti più alta di quella dello scorso campionato, che come sapete è stato combattuto fino all'ultimo secondo. E vorremmo riuscire a tenere vivo anche quello di quest'anno. Diciamo che
Nel campionato degli umani ci stiamo meravigliando e vogliamo continuare a meravigliarci e a meravigliare chi ci viene a seguire. Quanto crede che sia possibile ricucire quello strappo che c'è con il Cesena? Non lo so, noi pensiamo ad ogni partita singolarmente, poi quello che succederà da qui a fine campionato non nessuno può dirlo. È chiaro che il gap è un gap importante, ma questo non significa che il Matelica non debba credere soprattutto in se stessi in ogni gara che dovrà affrontare qui alla fine. Questo è il nostro obbligo morale che abbiamo, lottare come stiamo facendo ogni partita, ogni singola partita.